e, come vedrete, stimolante. Abbiamo il dottor Brandolini della Banca d'Italia, ma che sia subito chiaro ai nostri ascoltatori, il dottor Brandolini non è l'ennesimo interesse per la finanza e la banca, visto che abbiamo avuto recentemente sia il dottor Mustier che il dottor Innocenzi, perché il dottor Brandolini è uno studioso e quindi, come vedremo, si occuperà e ci sottolineerà le questioni che sono oggetto delle sue ricerche. Ho qui a fianco il professor Zoli, che ringrazio per la sua presenza e che, al quale cedo con grande piacere la parola, che condurrà la conversazione con il dottor Brandolini. Grazie. Buongiorno Sergio, e buongiorno a tutti. È un piacere partecipare a questo evento ed è un enorme piacere per me avere come ospite oggi Andrea Brandolini. Andrea è vice capo dipartimento del Dipartimento di Economia e Statistica della Banca d'Italia. Ha un'esperienza quasi trentennale al Centro Studi della Banca d'Italia. È uno dei principali esperti a livello sicuramente italiano e sicuramente anche a livello internazionale di temi relativi al benessere sociale, alla povertà, alle disuguaglianze. In questo periodo di crisi, abbiamo ritenuto che fosse sempre più importante cercare di analizzare assieme agli esperti quali sono le implicazioni derivanti dalla situazione di crisi e come questa possa avere degli effetti che si vanno anche a sovrapporre con le crisi economiche che abbiamo vissuto anche negli anni più recenti. Quindi diciamo, il pensiero è andato immediatamente ad Andrea Brandolini, che sono sicuro ci permetterà di comprendere al meglio quella che è la situazione attuale italiana e eventuali prospettive legate proprio alla distribuzione di reddito, ricchezza, alla situazione di povertà relativa alla crisi. Quindi direi di passare, se non vi dispiace, subito la parola all'Andrea, al quale chiedo se ci può spiegare, per iniziare, visto l'interesse degli studenti, quelle che sono le attività che svolge, il Dipartimento di Economia e Statistica e come queste possono essere state influenzate in questo anno e mezzo, direi quasi, di emergenza per il Covid. Buongiorno, buongiorno a tutti, ringrazio Claudio per questo invito, ringrazio gli organizzatori per questo invito, è sempre un piacere dialogare con gli studenti, anche se questa condizione virtuale non è proprio il massimo. Vengo e ringrazio anche per le parole molto cortesi nei miei confronti. Io, come è stato detto, sono da 30 anni al servizio studi, adesso si chiama Dipartimento di Economia e Statistica. Due parole per inquadrarlo, perché è un contesto anomalo nelle banche centrali. Il nostro dipartimento ha 600 persone, è un dipartimento che fa analisi economica e produzione statistica molto importante. E ci siamo trovati più di un anno fa, alla fine di febbraio. C'è stata, devo dire, una consapevolezza immediata delle difficoltà, a partire dal governatore della Banca d'Italia. Quindi noi già a fine febbraio stavamo facendo i programmi per il lavoro da remoto e da un giorno all'altro pensavamo a split team, da un giorno all'altro siamo passati al lavoro da remoto praticamente tutto il dipartimento, quindi quasi 600 persone sono passate a lavorare da remoto, grazie anche ai progressi che ha fatto la nostra funzione informatica che ci ha messo a disposizione computer portatili di banca. Quindi noi abbiamo lavorato sulla rete di banca da casa dall'inizio di marzo dell'anno scorso. Questo è stato importante, allora adesso non vi voglio tediare con i particolari, però fatemi dire un paio di cose perché servono per capire quale sconvolgimento è stata la pandemia per il nostro lavoro. È un esempio di sconvolgimenti che tanti hanno avuto. Noi abbiamo immediatamente creato un comitato di coordinamento per l'attività di ricerca sull'epidemia. Adesso i ricordi si sfumano, però all'inizio di marzo dell'anno scorso non c'era la percezione della gravità della situazione. In qualche maniera noi in Italia l'avevamo diversa, molto più forte di altri, e
e mi ricordo una delle cose, adesso divenne una cosa non particolarmente segreta, però mi ricordo che iniziamo a preparare delle note che il governatore condivideva con i suoi colleghi governatori a livello europeo, proprio per sensibilizzarli, perché negli altri paesi europei, anche fuori dall'Europa, non c'era questa comprensione della gravità della situazione. Quindi questa è stata, per esempio, una delle prime cose che abbiamo iniziato a fare, monitoraggio e cercare di capire i dati epidemiologici, adesso tutti in questo paese sono diventati epidemiologici. Quindi questo è un cambiamento importante. Un secondo punto che mi preme sottolineare, io sono stato per diversi anni a capo del Servizio Analisi Statistiche, che è uno dei sei servizi che compongono il Dipartimento, e si dà spesso per scontato che esistano le statistiche per fare le valutazioni di politica economica, l'analisi e tutto il resto. Beh, noi ci siamo trovati di fronte a una situazione in cui raccogliere le statistiche è diventato improvvisamente molto molto difficile. Non quelle bancarie, perché le banche in qualche maniera si sono attrezzate, avevano informatizzato tutto, ma le statistiche delle imprese. Le imprese stanno chiudendo, le imprese vengono delocalizzate. Questo è stato un cambiamento rilevante nella maniera in cui abbiamo dovuto operare anche innovando sugli strumenti utilizzati. Abbiamo usato nuove fonti statistiche, cambiando le statistiche, così come l'abbiamo fatto noi, l'hanno fatto gli altri paesi. Però voi non vi siete accorti di un cambiamento nell'informazione disponibile, anzi forse l'informazione è aumentata rispetto a prima. Questo perché gli istituti di statistica, le autorità di statistica hanno svolto questo. Queste sono due o tre indicazioni del cambiamento che c'è stato, però non so se Claudio vuole qualcosa di più specifico, vuole chiedere qualcosa, non voglio tenerla troppo lunga su questo. Allora, partecipano sicuramente molti studenti, quindi un aspetto che ritengo sia utile chiarire in partenza, poi passeremo, immagino, all'analisi degli aspetti più legati all'impatto della crisi sulle disuguaglianze, è quali possono essere le prospettive, per esempio, per uno studente che ha un background economico nelle attività della Banca d'Italia, in base anche alla tua esperienza. Beh, le prospettive da noi sono, se noi abbiamo continuato ad assumere negli anni, anche nelle fasi più difficili, e continuiamo ad assumere adesso, in questa fase. Devo dire, questa è stata una difficoltà enorme, perché uno degli effetti è stato che non abbiamo potuto svolgere i concorsi che attualmente la Banca d'Italia tiene. Questo ha rallentato gli ingressi in Banca d'Italia, anche se l'anno scorso sono entrate diverse persone. Però noi abbiamo dovuto interrompere, proprio per le norme di legge, i concorsi pubblici che si erano presentati in Banca d'Italia. Abbiamo mantenuto alcune cose che sono più effettuate da distanza. Ad esempio, parlando del Dipartimento di Economia, noi abbiamo sempre avuto un canale privilegiato per entrare direttamente al servizio studi, uso anche il vecchio nome, che è quello delle fellowship. Prima si entrava con un concorso dedicato, adesso si entra con il meccanismo delle fellowship. Quindi noi andiamo con un comitato interno sul cosiddetto job market, quindi i persone che hanno un dottorato di ricerca fanno o stanno conseguendo un dottorato di ricerca, presentano la loro domanda, noi valutiamo i curriculum e i progetti di ricerca e le attività svolte da questi candidati, selezioniamo una serie di candidati, una parte di questi candidati li intervistiamo. Tipicamente ci sono un centinaio di domande, qualcuno in più, selezioniamo una quarantina di persone che noi intervistiamo personalmente, e questo abbiamo continuato a farlo anche quest'anno, durante fasi difficili, facendo la distanza, e di questi 40, di questa quarantina, ne invitiamo circa una ventina a fare seminari in e da questi seminari poi, dopo su quasi questi seminari, si selezionano le 5, 6 persone, 4 persone, dipende da quali sono i posti disponibili, che poi entrano in partito. Questo è un canale per gli economisti, ma per persone che hanno una laurea ci sono dei concorsi o generalisti o specifici. Per esempio, in questo momento è appena partito, mi sembra, un concorso per esperti statistici. Questo è un altro canale molto importante. Noi abbiamo una funzione statistica rilevante
dentro la Banca d'Italia, come tutte le banche centrali nell'area dell'euro, e ogni due anni abbiamo assunto una ventina di persone che sono stati concorsi esperti. Ci sono altri concorsi invece rivolti agli economisti. Quindi questi sono i meccanismi tipici per entrare in Banca d'Italia, che anche noi seguiamo con selezioni basate su concorsi pubblici, perché noi seguiamo le regole pubbliche, però molto mirate sulle competenze delle singole persone. Quindi le prospettive ci sono. Non sono concorsi facili. Devo dire che uno dei problemi che scontiamo, che è paradossale, che è che le persone che arrivano sono, per alcuni concorsi, troppo qualificati. Cioè abbiamo l'ultimo concorso di esperti statistici, abbiamo assunto persone bravissime, ma che hanno dei dottorati in fisica e in matematica, che dà un'idea della difficoltà del mercato italiano. Cioè, quindi noi li occupiamo in posizioni in cui non cerchiamo di usare al massimo le loro capacità, però poi dobbiamo anche fare delle attività per cui sono assunti, che non sono certo quelle che si aspetterebbe uno per un PhD in fisica. Grazie Andrea. A questo punto direi di passare agli aspetti più specifici relativi all'analisi delle disuguaglianze. In particolare anche la pandemia ha sicuramente generato enormi disparità tra settori produttivi e nella distribuzione di reddito e eventualmente di ricchezza nel paese. Però si viene a instaurare sopra una situazione, una tendenza generale dell'economia italiana che già presentava elevate disparità. Quindi prima di analizzare in dettaglio l'impatto della pandemia, penso sia utile se ci fosse la possibilità di fare un quadro della tendenza della situazione italiana relativamente alla disuguaglianza o alla condizione di povertà nel nostro paese. Quindi questo per capire il periodo pre-pandemia e successivamente spero per comprendere meglio l'impatto invece dovuto alla pandemia. Grazie Claudio. Io ho preparato alcune diapositive che condivido con voi. Non pensate alla presentazione, sono solo grafici, però questo aiuta a essere più concreti nella presentazione. Spero che voi le possiate vedere. Sì. Allora, io credo, come diceva prima Claudio, io mi sono sempre occupato molto nella mia attività professionale di disuguaglianze e di povertà. Forse su questo, piccolissima nota personale, di povertà non mi ero mai occupato prima. Sono stato occupato in Banca d'Italia perché mi è stato chiesto di occuparmi professionalmente del servizio studi, dall'allora capo del servizio studi, che era l'attuale governatore della Statista, era Salvatore Rossi, era il capo della direzione reale. Quindi, diciamo, il mio interesse alla povertà è squisitamente professionale, è nato in Banca d'Italia, cosa abbastanza anomala per una banca centrale, però chiudo la parentesi. Però questo per dirvi che la maniera in cui ho affrontato la questione, credo vada affrontata la questione, è di guardare non alla problemi di povertà e disuguaglianza con problemi a sé stanti, sono problemi connessi all'analisi economica. Quindi non scinderei mai l'analisi di questi temi da quella che è l'analisi dell'andamento di un'economia in generale, in italiano in particolare in questo caso. Per questo la prima slide che vi faccio vedere, ed è un punto su cui insisto molto anche tra i miei colleghi che più si occupano di disuguaglianze, è contestualizzare quello che è successo in Italia guardando le dinamiche aggregate. Queste sono le serie storiche del prodotto interno lordo. Voi tutti siete studenti di economia, credo, sapete che cos'è il PIL, o avete un'idea di che cos'è il PIL. E questi sono dati trimestrali del prodotto interno lordo di alcuni paesi europei, i quattro principali dell'area dell'euro e del Regno Unito, prendendo come base il 2008, base 100. Come vedete c'è stata la crisi, quella che viene chiamata grande recessione o crisi finanziaria globale, che ha colpito l'economia tra la fine del 2008 e il 2009, dove c'è una caduta del PIL cospicua di 8 punti percentuali circa in Italia, ma molto alta anche in Germania, potete vedere, condivisa da gran parte dei paesi. Ci fu una
caduta forte ma breve, ma ci fu una ripresa lenta, più o meno lenta secondo me. 2009, la Spagna che mancano più 8 punti percentuali. La crisi che è quella dei debiti sovrani, e vedete che si divarica la performance dei vari paesi. Questo per dire che le riflessioni che facciamo sui redditi in Italia non possono dimenticare che dal 2008 il prodotto in Italia, ciò che produciamo, è sostanzialmente caduto. Non abbiamo ancora recuperato, non avevamo nel 2019 recuperato il debito. E questo ha avuto un impatto pesante sulle famiglie. Questa è la variazione cumulata dei redditi reali delle famiglie, quindi stiamo parlando di redditi delle famiglie, non di prodotto pro capite, quindi correggendo la dimensione della popolazione. E come vedete, l'Italia, insieme con la Grecia, è l'unico paese che dal 1995-2015 non ha avuto un aumento dei redditi. Altri paesi li hanno avuti anche con spicola, tanto particolare. Cioè, però questo è un punto importante. Quindi, quando si parla di disuguaglianza, dobbiamo tenere conto anche delle perdite di reddito delle famiglie. È un fenomeno che va molto indietro nel tempo e va a uno spartiacque, che è la crisi valutaria del 90. Questo grafico vi mostra la dinamica di alcune variabili chiave, che sono il reddito delle famiglie, il prodotto interno lordo, i consumi delle famiglie. Vedete come il reddito delle famiglie al 2019, un anno che vi mostro, in termini pro capite, in termini reali, era sui livelli della fine degli anni 80. Non aveva tenuto l'aumento del PIL, che c'è stata una distinzione tra settori, e i consumi dal 92 sono stati sostenuti solo da una riduzione del risparmio. Quindi il contesto è un contesto di difficoltà delle redditi delle famiglie che va indietro nel tempo e va in più anni. Cos'è successo alla disuguaglianza? La disuguaglianza, adesso questi sono dati del World Database che ti colleghi al gruppo del Parigi, e i due a sinistra e quello a destra sono dati Banca d'Italia, però facendola molto molto breve, noi abbiamo un aumento della disuguaglianza in Italia, di disparità di reddito tra i vari gruppi ordinati per reddito, che va dagli anni 80 fino ai primi anni 90. Dai primi anni 90 non ci sono enormi cambiamenti, sono oscillazioni, c'è stato un aumento nella fase più recente. Un ultimo grafico, poi forse mi posso fermare qui. Claudio, tu mi interrompi liberamente quando sono troppo lungo. Questo grafico sintetizza quello che sto cercando di dire. Allora, la quota a sinistra voi trovate la quota sul totale nazionale dell'1% più ricco. Adesso tutti l'1% è diventato una variabile, una parola chiave nel dibattito, dopo, grazie ai lavori di Piketty, subito dopo la crisi globale del 2008, senza parlare dell'1%, Occupy Wall Street, il movimento che c'era negli Stati Uniti. E vedete che la quota dell'1% più ricco è aumentata molto nettamente negli Stati Uniti, aumenta nel Regno Unito la linea rossa, in altri paesi, la Germania, la linea verde, in Francia che è la linea blu più intensa, ma anche in Svezia che è la linea azzurro chiara. In Italia aumenta, come dicevo, fino ai primi anni 2000, poi sull'esatto timing possiamo discutere, dipende dalle fonti, però fino a metà degli anni 90. Poi ci sono variazioni piccole e la quota rimane più alta che prima, però su un valore abbastanza stabile. Quindi non notiamo l'aumento più netto, che così netto quello che notiamo. Però quello che vorrei fare notare è sono le linee a destra, che sono il reddito medio misurato in euro, quindi proprio sono, in questo caso sono 250.000 euro, 500.000 euro, questo è il reddito medio dell'1% più ricco in ciascun paese. Ora, io il grafico lo vedo male perché ci sono delle foto. Se voi vedete, aumenta in tutti i paesi, così come aumenta la quota, aumenta anche il reddito in valore assoluto, ma non aumenta in Italia. Quindi l'1% più ricco
in Italia è diventato più ricco rispetto al resto della popolazione, ma ha scontato i problemi del restante dell'economia italiana e in termini assoluti il reddito dell'1% più ricco nel 2016 era più basso del 2000, leggermente. Quindi questo per dire, non guardiamo, il problema della disuguaglianza in Italia e della povertà è fondamentale, ma non scolleghiamolo mai da quello che è un ristagno più che ventennale dei redditi italiani. Questi sono i dati sulla povertà, però non sono la dinamica, non insisto oltre, perché sennò... Volevo chiedere se... Prego. Claudio, se mi permetti, perché questo è un buon, è una buona sintesi della situazione della povertà in Italia, il grafico che uso molto spesso. Allora, qui si usa un concetto di povertà assoluta, sono stime fatte dal Istat. La povertà assoluta vuol dire individuare un paniere di beni minimo socialmente necessario attraverso un elaborato sistema di valutazione, che però si concentra sui consumi, tenendo conto, questo aspetto importante, tenendo conto delle differenziali di costo della vita territoriale. Quindi qui si tiene conto del fatto che ci sono differenze di costo della vita tra le regioni d'Italia, tra il nord e il sud, ma anche, forse direi soprattutto, tra certe tra le aree metropolitane e le aree periferiche. Questo è importante perché una delle cose che conta di più qui dentro sono, è il valore della, il costo delle abitazioni, gli affitti, eccetera. Quindi questo per spiegare la metodologia. Però questo, in questo grafico trovate riassunti quelli che secondo me sono i problemi principali della povertà in questo momento in Italia. Il grafico ha tre dimensioni diverse. Una sono, è quello per età. Le barre scure sono i minori, le barre di verde chiaro sono gli adulti e le di giallo sono gli anziani. E la popolazione italiana è divisa in tre gruppi, che sono le famiglie di soli italiani che vivono nel centro nord, le famiglie di soli italiani che vivono nel mezzo e le famiglie degli stranieri, indipendentemente da dove vivono nel nostro paese. Allora voi vedete che c'è un gradiente per età costante. Gli anziani sono, hanno le tasse di povertà assoluta inferiori a quello che hanno gli adulti e gli adulti rispetto agli uomini. Tenete conto che la definizione di povertà è a livello familiare, quindi questo riflette il fatto che le famiglie numerose con bambini sono quelle in maggiore difficoltà. Quindi questo è il primo elemento ed è vero in tutti e tre. Il secondo elemento è che ci sono delle differenze tra questi tre, centro-nord e mezzogiorno, questo lo sapevamo, ma delle differenze importanti nelle famiglie. Se voi lo guardate in prospettiva, e su questo chiudo, Claudio, se voi lo guardate in prospettiva, pensate ai bambini, sappiamo quanto contano le condizioni di vita nei primi anni di vita, quindi quando uno è bambino e quando uno non può determinare le proprie condizioni, però queste condizioni influiscono sui percorsi da grandi, voi vedete che meno di un bambino su 20 nel centro-nord è in povertà, più di uno su 10 nel mezzogiorno e più di uno su 3 nelle famiglie straniere. Questo ci dà un'idea delle disuguaglianze. Chiedo scusa Claudio se sono andato oltre, ma ti ho dato il quadro prima. Volevo adesso chiedere se c'è la possibilità di analizzare invece gli aspetti relativi all'impatto della pandemia. È chiaro che la crisi economica associata all'impatto pandemico è molto diversa da quella che è stata generata per esempio con la crisi finanziaria del 2007 e del 2008 e ha colpito con maggiore intensità e in maniera anche devastante interi settori. Quindi volevo chiedere adesso se c'è la possibilità di commentare su quali sono i risultati che ha analizzato anche la Banca d'Italia alla luce dei dati almeno dell'ultimo anno per quanto riguarda gli effetti distributivi anche della crisi. Poi vorrei passare anche a un'analisi più relativa al fattore di crescita, perché come è stato chiarito nella parte iniziale anche di questa discussione, non si può distaccare l'analisi distributiva dalle potenziali di crescita e noi abbiamo davanti a noi
una grande opportunità associata alle risorse finanziarie che possiamo investire in nuovi settori o in maniera più indirizzata alla crescita dell'economia. Quindi volevo ascoltare i tuoi commenti e opinioni al riguardo. Grazie Claudio. Vi faccio vedere qualche grafico per rispondere a quello che tu mi hai appena chiesto. Sono gli stessi grafici di prima in cui ho aggiunto un paio di questi grafici, il 2020. Questo è lo stesso grafico per il prodotto interno lordo e questo vi dà l'idea della caduta che abbiamo subito del prodotto interno lordo nella prima metà del 2020. Come vedete, di nuovo il 2008 e 100, l'Italia, che è la linea azzurra, cade sotto 80, quindi vuol dire che in termini reali rispetto al 2008 abbiamo perso oltre il 20% di produzione in questo paese. Questo nel secondo trimestre dell'anno. C'è stato un fortissimo recupero durante l'estate, un recupero, questo è importante perché questo dimostra, è un termine di moda che non amo usare, però che tutti capiscono, la resilienza dell'economia italiana. Durante l'estate c'è stata una ripresa che ci ha sorpreso per l'Italia e questo anche grazie alla ripresa del turismo. Tu, Claudio, ti riferivi ai settori, il turismo, dopo ci torno, è uno dei settori che, sui quali maggiore deve essere la nostra attenzione. Quindi questo è quello che è accaduto a livello aggregato. Questo nei termini del grafico che vi facevo vedere prima di lungo periodo. E questo mi serve semplicemente per evidenziare due punti importanti nella lettura di quello che è accaduto nel 2000. Il primo, se voi andate a vedere le linee rosse e blu, il rosso è il prodotto interno lordo e il blu sono i consumi delle famiglie. Il prodotto interno lordo, come abbiamo appena visto, è caduto moltissimo nel 2020, è caduto di circa il 9%, un po' meno di quello che tutti si aspettavano a metà dell'anno. È caduto dell'8-9% secondo l'ultima stima dell'Istat. Il reddito delle famiglie è caduto molto di meno, è caduto nell'ordine, se non ricordo esattamente, 3,5%, ed è la linea violetta. Quindi che cosa vuol dire? Che nel 2020 la caduta della capacità di produrre e della effettiva produzione di reddito e ricchezza di questo paese non si è tradotta in una caduta dei redditi delle famiglie, se non in parte molto contenuta. Perché questo? Perché è intervenuto lo Stato, è intervenuto con misure redistributive fortissime che hanno sostenuto i redditi delle famiglie. Quella, una delle eredità del 2020 è un, questo è vero in tutti i paesi, un rinnovato ruolo delle amministrazioni pubbliche nel distribuire e nel rispondere alle situazioni di difficoltà delle famiglie, pur con tutte, e delle imprese, pur con tutte le difficoltà che sono state. Quindi la differenza tra la linea rossa e la linea blu. La seconda cosa, la seconda differenza importante tra la linea blu e la linea viola, tra il reddito e il consumo. I consumi sono caduti molto di delle famiglie, molto di più di quanto si è caduto. Questo non sorprende, è un effetto del lockdown, le famiglie non possono consumare, è un effetto della cautela delle famiglie che avevano paura del contagio, quindi al di là delle chiusure, le famiglie non hanno consumato, non andavano nei negozi, non consumavano anche quando era possibile. Ed è anche un ulteriore effetto della cautela delle famiglie, quello che noi chiamiamo risparmio precauzionale. Le famiglie hanno messo da parte risorse in previsione di tempi che possono essere più difficili. E questo è riflesso nella linea verde della propensione al risparmio. La propensione al risparmio che era stata contratta negli anni precedenti per mantenere i livelli di consumo, gli stand di consumo a fronte di redditi stagnanti, si è invertita e la propensione al risparmio è tornata a circa il 18%, su livelli molto alti, 17%, raddoppiando rispetto all'anno. Quindi vuol dire che c'è un'enorme quantità di risparmio
messi da parte dalle famiglie italiane, e il compito della politica economica è far sì che questi risparmi si traducano in investimenti. Quando parliamo di risparmi andiamo a finire direttamente sulle questioni distributive, perché questa propensione al risparmio è un dato aggregato, ma che riguarda una parte delle famiglie non sono state in grado di risparmiare, anzi hanno dovuto depurare i loro risparmi. E veniamo agli effetti distributivi della pandemia. Gli effetti distributivi sono molto complicati, più di quanto spesso ci diciamo. Questo è un grafico che riassume un po' le questioni per quanto riguarda il mercato del lavoro. Devo dire, scusate per queste deviazioni statistiche, ma questo è stato il mio compito, quindi ci tengo, voi siete studenti, dovete essere consapevoli di quello che le statistiche significano. Sono dati delle forze di lavoro stimati prima della revisione appena fatta dall'Istat, secondo dei criteri internazionali. Quindi è un quadro un po' cambiato adesso, perché è cambiato il meccanismo di classificazione dei lavoratori in cassa integrazione. Può sembrare un dettaglio, ma in un anno normale non avrebbe fatto differenza. Nel 2020 questo fa un'enorme differenza. Quindi i lavoratori in cassa integrazione erano considerati occupati in questo grafico prima. Ora, se sono da più di 3 mesi in cassa integrazione, sto semplificando un pochino, non vengono più classificati tra gli occupati, ma tra gli inoccupati. Quindi questo cambia la lettura dei dati. Non vado oltre. Però se noi guardiamo questi dati, che sono quelli che noi abbiamo usato abitualmente per fare l'analisi del mercato del lavoro, voi che cosa vedete? Che la recessione dovuta alla pandemia nel 2020, come le precedenti recessioni, ha colpito i giovani più delle altre classi di età. Questo è un dato comune alle altre recessioni. Un dato comune, ma di entità nettamente superiore, ha colpito di più i lavoratori dipendenti a termine, lo vedete nella parte di destra, dei lavoratori dipendenti con un contratto a tempo indeterminato, quindi permanenti, ha anche colpito fortemente i lavoratori autonomi, in certi settori, e forse il tratto più caratteristico nuovo della pandemia del 2020 è stato colpire l'occupazione femminile. Come vedete, la caduta dell'occupazione femminile è più forte di quella degli uomini, dei maschi, cosa che non si era verificata nelle due precedenti recessioni, il verde è la grande recessione, il giallo è la crisi dei sovrani. Quindi è una crisi che ha colpito di più le donne, le lavoratrici, in termini di occupazione degli uomini. Questo perché? Perché le donne erano più occupate, sono più occupate nei settori più colpiti dei servizi. Se noi andiamo a vedere, traduciamo queste informazioni che provengono dal mercato del lavoro in informazioni sui redditi, questo è un lavoro uscito da poco di due mie colleghe, Francesca Carta e Marta Filippis, lo potete trovare nel QF della Banca d'Italia. Noi costruiamo un reddito da lavoro a livello familiare, aggregando tutti i redditi da lavoro dei componenti delle famiglie. Sono tutta una serie di ipotesi per arrivare a questi numeri, però sostanzialmente cumuliamo i redditi da lavoro dipendente e autonomo all'interno della famiglia. E andiamo a vedere e costruiamo questa distribuzione. Se voi andate a vedere questi dati, trovate che i lavoratori che erano in settori chiusi, la quota sugli occupati della famiglia è maggiore nei quintili di reddito bassi. Cioè uno, qui vuol dire il quinto della distribuzione dei redditi a lavoro equivalenti, cioè corretti per la dimensione della famiglia, uno è il più basso, quindi sono i più poveri, cioè quelli che hanno redditi a lavoro equivalenti bassi. E vedete che nei quinti più bassi ci sono più lavoratori in settori chiusi che negli altri quinti, e ci sono ci sono meno lavoratori che hanno lavorato a distanza in remoto. Quindi questo vi dà già un'idea dei primi effetti distributivi di queste misure. Se posso intervenire, Andrea, volevo sottolineare a questo punto questo aspetto, per cui le discriminazioni sul mercato del lavoro di genere
fino ad oggi sono spesso state legate ad aspetti più legati anche al salario. In questo caso abbiamo anche invece una marcata diversità tra tassi di occupazione e soprattutto tassi di disoccupazione legati al componente di genere. In questa ottica e anche nell'ottica di quello che ha illustrato nei precedenti diapositivi, volevo chiederti quali sono le prospettive che possiamo avere avanti a noi e soprattutto quali sono magari i migliori strumenti che potremmo utilizzare per cercare di confrontare questa tendenza dove abbiamo visto si ampliano le disuguaglianze e non soltanto stiamo parlando diciamo di disuguaglianze economiche ma possono avere anche componenti di genere o tra generazioni. Scusami, non ho sentito l'ultima parte, c'è stata un'interruzione. Mi chiedi le politiche per contrastare queste differenze? Abbiamo di fronte a noi una grande opportunità di utilizzare risorse per effettuare investimenti e rilanciare la crescita del paese. Abbiamo però anche situazioni che prevedono disparità di genere, disparità a questo punto anche tra generazioni sulla base di quello che ha illustrato per quanto riguarda per esempio la povertà per i giovani e le famiglie con giovani. Quindi volevo chiedere quali possono essere alcune indicazioni sulla base della tua esperienza che vanno prese in considerazione, che dovrebbero essere prese in considerazione per rilanciare una crescita che sia più inclusiva? Allora, Claudio, questa è la domanda che tutti ci poniamo, ovviamente. Certo. Dopo più di 20 anni di ristagno ci chiediamo come questo paese debba o possa tornare a crescere. Quindi dividerei, ci sono due aspetti in questa domanda. Uno riguarda la crescita e uno riguarda gli aspetti distributivi, che vanno visti insieme. Tu hai usato giustamente il termine crescita inclusiva, ma dobbiamo anche pensarli separatamente dal punto di vista delle politiche. Allora, la questione della crescita, come facciamo a far tornare a crescere questo paese? Crescita vuol dire, qui abbiamo come Banca d'Italia lavorato molto su questo tema, il governatore, i vari governatori, non solo l'attuale governatore Visco, più volte sono intervenuti su questo aspetto. Ci sono quelle che noi definiamo le questioni di contesto, quindi rendere più facile la crescita economica, quindi vuol dire due aspetti su cui abbiamo posto molto l'attenzione, su cui pone l'attenzione economica adesso con il PNRR, sono il funzionamento della pubblica amministrazione. Questo è cruciale, abbiamo visto quanto è stata importante la pubblica amministrazione anche nelle sue deficienze durante la pandemia, però è cruciale che la pubblica amministrazione torni a funzionare. E funzioni e sappia svolgere il suo ruolo regolatore e anche di stimolo dell'attività economica. Teniamo conto che ci saranno grandi cambiamenti nella composizione di interventi pubblici, perché con il cambio generazionale che è in corso e che sta per avvenire, quindi al di là delle risorse c'è anche un cambio di azione. Quindi funzionamento della pubblica amministrazione è certamente un aspetto di. In questo ci sono aspetti, quelli che chiamiamo l'infrastruttura giuridica del paese, il funzionamento della giustizia, che sa fare la amministrazione, è un punto importante. Abbiamo messo spesso l'attenzione sul diritto fallimentare, procedure diverse in cui la chiusura di impresa non sia vista come un fallimento morale, sono importanti, quindi andando su uno schema diverso. Però qui siamo alla fine del processo, cioè non è che la crescita cambiando il sistema fallimentare, si può facilitare. Quindi se invece vado sui due aspetti cruciali che mi sento di dire, cioè qui si tratta di cambiare la maniera in cui questo paese è. Istruzione e ricerca. Istruzione e ricerca sono cruciali, è un paese che ha tagliato risorse per ricerca, deve mettere
Certo, detto a voi professori, siete solo contenti, però bisogna investire di più sulla ricerca pubblica e anche stimolare di più la ricerca privata. Le imprese italiane fanno poca ricerca in confronto a quello che fanno le imprese all'estero. C'è un problema di istruzione, c'era anche un articolo proprio l'altro giorno, ieri, forse vedevo questo articolo sull'analfabetismo funzionale della popolazione italiana. Abbiamo tra i livelli più bassi di competenze rilevate nelle indagini tra i paesi avanzati. Questo non va bene, quindi bisogna investire pesantemente in istruzione. Questo serve a una doppia valenza, serve per la crescita del paese futura, ma serve anche per che le persone possono essere cittadini consapevoli della società in cui vivono. Lasciami aggiungere l'altro elemento che secondo me è importante ed è una riflessione che deve nascere anche all'interno del mondo produttivo. Perfetto. Poi abbiamo il contesto di 20 anni, dai primi anni 90 è cambiato radicalmente. Noi scontiamo la dimensione delle imprese troppo piccole. Questa dimensione ha degli effetti sulla, per esempio, sulla ricerca e sviluppo. La dimensione piccola dà flessibilità, però non consente alle imprese di competere sui mercati globali in cui si richiede. Questo è un risultato che è venuto fuori dalle tutte le nostre indagini e anche dagli incontri che abbiamo avuto nel tempo con l'imprenditore. Quindi il quadro, pensare in termini di crescita vuol dire pensare a questi aspetti, e non ho citato le due parole chiave adesso, che sono digitale e green, ovviamente la direzione è quella. Quindi questo per quanto riguarda la crescita. Per quanto riguarda l'aspetto inclusivo, credo che per esempio investimenti sull'istruzione, una maggiore attenzione agli aspetti di concorrenza, quindi liberino, tolgano certi vincoli abbiamo in certi settori, possono aiutare l'inclusione. Il dato di istruzione rimane comunque cruciale da questo punto di vista. Poi la crescita non necessariamente avviene in maniera uguale, allora dobbiamo avere un sistema redistributivo che sia più efficace di quello che abbiamo. Vado avanti, Claudio. Vuoi? No, ma dottor Vandorini, grazie molte. Adesso noi, prima di dare la parola agli studenti, volevo, se lei è d'accordo, sottoporre, diciamo, una provocazione dalla quale la esimo dal rispondere, un'altra invece portare un po' il discorso rapidamente sulla nostra realtà locale. Allora, ovviamente la ringrazio moltissimo, purtroppo questi temi richiederebbero, come lei ha dimostrato ampiamente, approfondimenti molto più lunghi di quelli che sono nelle nostre disponibilità. Però credo che abbiamo compreso che c'è un problema di classi medie, di compressione delle classi medie, di riduzione delle classi medie. Allora, senza entrare nel merito della questione, però è chiaro che questo è un problema che ha anche una forte ripercussione sul piano sociale e su un piano politico, perché consuetudinariamente una riduzione, una diminuzione della rilevanza del ceto medio comporta anche dei rischi sulla tenuta democratica di un paese. Quindi non è solo una questione, diciamo, volgarmente di aumento della povertà, ma è anche una questione di ripercussioni, diciamo, sulla vita democratica e sulla convivenza civile. E questa è la prima osservazione che, se lei vuole, potrà rapidamente commentare. La seconda, invece, la voglio portare un attimo sul nostro territorio. Noi non ci siamo soffermati, però diciamo, in generale la disponibilità di liquidità nelle banche italiane da parte degli italiani è molto elevata, in particolar modo è elevata nel territorio veneto-veronese. Ora, il territorio veneto-veronese sta patendo
una crisi economica da un po' di anni, probabilmente posticipata rispetto all'andamento nazionale, però certamente significativa. Ecco, nello specifico, recentemente a Verona, diciamo, le più grandi istituzioni finanziarie e creditizie sono uscite dalla disponibilità del capitale veronese. Ecco, come spiega lei che le banche, il controllo delle banche si sposta verso altre città, il controllo di importanti società quotate si sposta verso altre città, la stessa possibilità di intervento di fondazioni legate al sistema bancario diventa meno incisiva, pur in presenza di una eccezionale disponibilità di liquidità nelle banche da parte dei veronesi. Cioè, come succede che nel Veneto, a Verona e probabilmente anche in Italia, il capitale privato non viene opportunamente convogliato per sostenere le istituzioni economiche e finanziarie? Allora, due punti. Sulla classe media, prima faccio un brevissimo commento su quello. Sulla classe media va chiarito un punto. La classe media, se è ristretta, non sarei d'accordo. Il punto della classe media è che il ristagno dei redditi in Italia ha colpito tutti e ha colpito quindi anche la classe media. Il problema della classe media non si restringe come si nota in altri paesi, e soprattutto quando noi andiamo a vedere le statistiche, una volta che togliamo e consideriamo solo le famiglie degli italiani, questa restrizione della classe media non la troviamo, soprattutto non la troviamo al centro-nord. Quello che è cambiato, questo è importante distinguere tra le condizioni, sono le prospettive della classe media, nel senso che sono quella che un tempo si vedeva come prospettiva più rosa, chiamiamola anche mobilità sociale, chiamiamola anche possibilità di crescere, di guardare al futuro con più tranquillità, si sono indebolite. E questo è l'effetto appunto di questi 30 anni di mancata crescita. Quindi guarderei a prendere la classe media in questo senso. Questa si collega alla sua seconda domanda. Ora, la sua seconda domanda, sì, cioè il punto è, non è tanto se il controllo delle fondazioni, il controllo dei risparmi stia a Verona o a Milano. Il punto è che noi abbiamo e quest'anno in particolare, una massa di liquidità delle famiglie che devono trovare un investimento, devono tradursi in investimenti. Questa è la sfida per la politica economica. Ora, da questo punto di vista, sono gli investimenti che guidano i risparmi, nel senso che dovremo capire quali sono quelle possibilità, quelle opportunità di investimento che permettono al paese di crescere utilizzando le risorse che abbiamo. Claudio parlava delle condizioni favorevoli che abbiamo in questo momento. Questo sono assolutamente d'accordo con Claudio, siamo in condizioni che non abbiamo mai avuto probabilmente negli ultimi anni. C'è un clima favorevole dal punto di vista internazionale, non è solo la questione dei fondi messi a disposizione dal Next Generation EU, è un clima favorevole a politiche economiche più attive. Quindi dobbiamo usare al meglio questa situazione per cogliere i cambiamenti, però dobbiamo anche capire che cosa vogliamo fare in questo paese. Cioè, come lei sicuramente sa, Keynes parlava di animal spirits. Il problema è trovare quegli investimenti produttivi sui quali convogliare il risparmio. Io non credo che questo sia un problema di dove stanno le fondazioni, sinceramente. Io penso che sia più un problema di capire se vogliamo rischiare come è stato fatto in anni passati in questo paese, scommettendo su questo paese. Non è solo la politica economica, qui è un problema di tutta la consapevolezza di tutto il paese di sfruttare queste occasioni che abbiamo in questo momento. Ringrazio Andrea. Effettivamente mi sembra un buon commento con cui passare la parola
agli studenti o a chi ci ascolta. Il punto chiave che raccolgo da questo intervento è: c'è una differenza tra percezione della situazione, prospettiva e la situazione reale. E abbiamo risorse private, abbiamo la possibilità di utilizzare risorse pubbliche e quello di cui abbiamo bisogno è una prospettiva. In quest'ottica, quindi, anche questi interventi che sono stati organizzati, Wake Up Italia, puntano a riflettere e a spingere tutti quanti a cercare una prospettiva. Le potenzialità ci sono, e vorrei lanciare questo messaggio, che è quello che ha fatto presente anche Andrea Brandolini. Le potenzialità ci sono, quello di cui abbiamo bisogno è un progetto, una prospettiva, qualche imprese, attività produttive su cui investire, su cui credere, e una prospettiva soprattutto per i nostri giovani, che avranno la possibilità di poter utilizzare al meglio le loro capacità e competenze per la crescita dell'economia e per il loro sviluppo personale, delle loro famiglie e dell'intero territorio. Quindi questo raccolgo da questo ultimo tuo intervento e ti ringrazio molto, ma adesso penso sia il caso di lasciare la parola. Grazie Claudio, perfetto. Diamo la parola. Posso dire una cosa velocissima, mentre il Presidente si prepara. Pierluigi Ciocca, che era un membro del direttore della Banca d'Italia fino a qualche anno fa, ha scritto un libro di storia economica molto importante sull'economia italiana che si intitola Ricchi per sempre, punto interrogativo. Beh, la questione è che questo paese è diventato ricco nel dopoguerra, è sempre stato per altri aspetti, però è diventato ricco. Non dobbiamo pensare che questo sia qualcosa che manterremo per sé, dobbiamo avere il punto interrogativo, sapere che questa ricchezza va mantenuta e va accresciuta. Quindi questo è tutto. Chiudo. Grazie. Diamo la parola immediatamente ai nostri studenti. Ricordo, domanda breve, preceduta da nome e cognome. Grazie. Allora, finché arriva una domanda, posso fare una piccola domanda, diciamo, doverosa, professionale, al dottor Brandolini, che abbiamo già inteso che, insomma, abbiamo diversi punti di vista assolutamente convergenti. Però una cosa devo chiedergli a questo punto, visto che ha citato Pierluigi Ciocca, che è a tutti noi carissimo. Ecco, come mai all'interno degli studi della Banca d'Italia l'approccio, diciamo, storico-economico negli ultimi decenni è stato, diciamo, non dico marginalizzato, ma è diventato meno importante? Crediamo che proprio un approccio di tipo storico-economico sia ciò che consente anche di dare questa visione di lungo periodo e quindi di prospettiva alla quale appunto accennavamo prima. Ma perché dice che l'abbiamo marginalizzato? Noi abbiamo ancora una divisione, credo che siamo l'unica banca centrale che ha una divisione storia economica. Abbiamo investito molto nei 150 anni nella storia della comunicazione italiana, producendo statistiche di lungo periodo. Alberto Battigi ha lavorato su quello, ha fatto un progetto su quello. Non mi sentirei di dire che abbiamo marginalizzato, perché quando anche le analisi che le ho presentato io cerchiamo di guardare alla dimensione storica. Da questo punto di vista mi sentirei di dire che più di altre banche centrali lo manteniamo. Però devo dire, mi stupisce la sua domanda, perché pensavo che invece noi avessimo un buon record nel analisi di storia economica, però approfondirò più la questione, perché la mia percezione è differente dalla sua, ed è uno storico economico, se non sbaglio. Sì, esatto. No, ma difatti lei sa che tutti gli storici economici attingono ampiamente alle analisi, diciamo, storico-economiche della Banca d'Italia, che oggettivamente sono, diciamo che
nella selezione del personale, però adesso non vogliamo entrare troppo in tecnicismi, appunto, mentre una volta era ritenuto di particolare rilievo un tipo di formazione anche storico-economica, oggi l'approccio all'interno degli uffici studi della Banca d'Italia è prevalentemente, diciamo, matematico-quantitativo, ecco, più che... Ora capisco bene meglio quello che lei dice, questo è vero, però inverterei forse l'ordine dei problemi, nel senso che è la disciplina economica che è cambiata. Cioè, noi ci siamo spostati da un concorso, torno alle cose che dicevo all'inizio, che è quello che ho fatto io da funzionario per entrare al Servizio Studi, dove si cercava di cogliere varie dimensioni della disciplina economica, economia, macroeconomia, e c'era anche storia economica. Adesso c'è un fortissimo una fortissima specializzazione all'università che voi accademici stimolate, e noi le persone che le prendiamo, c'è quel precedente di Etiopia del job market, prendiamo le persone interrogandole, discutendo con loro delle questioni di cui loro si occupano. Quindi guardando molto di meno all'ampiezza dello spettro delle conoscenze, ma alla profondità delle questioni che conoscono. Per cui tendiamo a prendere microeconometrici o macroeconomisti o econometrici. Qualche volta abbiamo preso degli storici economici, più rapidamente. No? Qualche volta prendiamo degli esperti di diritto dell'economia. Quindi direi che più che una scelta nostra è un po' l'evoluzione della disciplina. Poi comunque abbiamo una divisione della storia economica con 4 o 5 persone, che è la dimensione che noi riteniamo ottimale, nel momento in cui dovessimo rimpolparla andiamo anche in quella direzione. Quindi la rassicuro, la storia economica rimarrà importante. Grazie. No, diciamo che non solo per la Banca d'Italia, noi pensiamo che appunto una conoscenza dei fatti economici, non solo recentissimi, che già è spesso carente, ma soprattutto di quelli che del passato, cioè di come si è arrivati a determinate situazioni, sia quanto mai importante. E il suo stesso intervento ce l'ha confermato, perché appunto la comprensione dell'attuale crisi deve passare, come lei ha ben messo in luce, certamente perlomeno da un'analisi a partire dagli anni 90. Quindi purtroppo ecco, la conoscenza storica aiuta lo sviluppo economico, aiuta la crescita non solo culturale ma anche materiale di un paese. Assolutamente d'accordo con lei. Ecco. C'è qualche domanda? Io avrei una domanda. Prego, nome e cognome. No, Simone Salvatore. Visto la linea, diciamo, che abbiamo seguito, quindi riflessione fatta sulla grande disponibilità di liquidità privata e la struttura economica italiana, quindi caratterizzata da piccole aziende, volevo chiedere una sua opinione riguardante una linea di investimento che può essere particolarmente buona per il nostro paese, perché abbiamo visto difficoltà, insomma, volevo chiedere una sua opinione. Allora, linea di investimento, lei mi sta facendo una domanda più da aziendalista che da economista, però le rispondo, se io fossi giovane e non decidessi di fare un lavoro che è ai limiti della ricerca dell'accademia, come quello che faccio, credo che in questo momento ci siano due frontiere cruciali, perché questo è quello che sta avvenendo a livello internazionale, che è il mondo green e digitale. Su questo si giocherà la partita nel prossimo futuro. Alla fine non sono entrato molto in un aspetto speculativo su quello che ci lascerà questa pandemia. Io credo che una delle cose che questa pandemia comunque ci lascerà, e con la quale dovremo fare i conti, non so quale sarà la soluzione, sarà una diversa organizzazione del lavoro, in cui ci sarà un maggiore utilizzo del lavoro da remoto, non necessariamente nelle condizioni in cui lo svolgiamo adesso, però questo vorrà dire anche ripensare alla organizzazione del territorio, ripensare al ruolo delle grandi città rispetto a quelle che Fabrizio Barca chiama aree interne. Quindi ci sarà la possibilità di decentralizzare alcune delle attività in aree che prima erano aree che stavano perdendo.
Questo presuppone un'infrastruttura digitale che sia all'altezza della situazione. Quindi se io dovessi pensare a dove investire, questo è un aspetto, l'aspetto digitale, quindi fornire servizi anche sul territorio, maniere di fornire servizi sul territorio. L'altra questione è tutto ciò che riguarda il mondo della sostenibilità ambientale, di cui io non ho competenze specifiche, quindi mi limito a dire questo. Posso solo aggiungere che dal nostro punto di vista è la finanza sostenibile sta diventando uno degli aspetti su cui stiamo concentrando maggiormente la nostra attenzione, sia economica che statistica. Diciamo, gli investimenti nelle piccole aziende da parte dello Stato, diciamo, forse non sono il miglior investimento che si possa fare, e quindi bisognerebbe preferire le infrastrutture, come ha detto, o investimenti su grandi opere o cose simili? Diciamo, le piccole aziende dovrebbero essere un investimento privato, perché essendo piccole, e poi il punto non è quando le imprese sono piccole all'inizio, e se le imprese sono piccole e non crescono. Cioè, quello che è la difficoltà che spesso si incontra in questo paese è che le imprese piccole rimangono tali, per tante ragioni che non stiamo qui a discutere. Bisogna che alcune tra queste imprese abbiano la capacità di crescere, perché questo funziona da traino per altre imprese. Però non è il compito dello Stato investire sulle imprese piccole in quanto tali, è creare le situazioni perché queste imprese possano crescere, anche dando gli incentivi fiscali adeguati, ci sono gli incentivi per le start-up, creando le condizioni, facilitando l'apertura di nuove imprese. Però lo Stato deve prima di tutto creare le infrastrutture, il contesto fisico e giuridico perché queste piccole imprese possano operare e crescere. Dobbiamo essere, cioè il ruolo dello Stato è fondamentale, ma non dobbiamo stare attenti a pensare al ruolo dello Stato come imprenditore, soprattutto in tutti i settori. Allora, abbiamo la pandemia, c'è molta discussione adesso sul ruolo dello Stato nella sanità. Lasciamo stare la fornitura dei servizi sanitari, ma pensiamo proprio alla produzione sanitaria. Un dato che mi ha colpito, gli Stati Uniti hanno speso 22 miliardi di dollari, questo è uno studio fatto da Peterson, hanno speso 22 miliardi di dollari per la risposta sanitaria a Covid, ma per i vaccini, esclusivamente per i vaccini. Hanno speso 22 miliardi di dollari per incentivare la ricerca dei vaccini, per acquistare anticipatamente i vaccini, per aiutare le imprese non solo per i vaccini, ma anche per gli aghi, le siringhe, quindi tutta l'infrastruttura. Quindi lì c'è un ruolo attivo, molto attivo dello Stato, e qui adesso in questo momento c'è un dibattito, per esempio, sui profitti delle imprese farmaceutiche, che così sono state imposte dallo Stato. Quindi è un problema complesso su cui dobbiamo ragionare, però non vedrei lo Stato che si mette a fare le piccole attività industriali. Non so se questo risponde alla sua domanda. Sono Edoardo Bus, dottor Brandolini. Ero molto interessato alla slide che ci ha fatto vedere all'inizio, quella in cui sostanzialmente dal 2008 ad oggi Germania, Inghilterra, Francia, Spagna crescono molto, mentre l'Italia mantiene sostanzialmente, anzi perde rispetto ai livelli del 2008. Secondo lei è un trend che continua questo negativo per l'Italia? E quali sono gli altri paesi, oltre a questi grossi, che crescono più di noi? Grazie. Allora, il trend, diciamo, il grafico che ci avete dal 2008, perché era pensato in termini di confronto fra recessioni, però il trend è iniziato prima, è iniziato, come dicevo, dagli anni 90, che era lentamente prima. L'Italia è stata particolarmente colpita, credo, dal cambiamento del contesto internazionale, per la sua struttura produttiva, per una struttura basata sulle piccole imprese. Noi abbiamo iniziato a ragionare del rallentamento della crescita
del nostro paese, in Italia, fine anni 90, inizio anni 2000. Lei si ricorda sicuramente, nei primi anni 2000 c'era grande dibattito sul declino dell'Italia. Poi sono arrivate le crisi delle due grandi recessioni, questo ha creato ulteriori problemi e ha fatto sì che l'Italia avesse difficoltà di ripetere. Io, lei mi chiede, le rispondo in maniera secca, quasi giornalistica. Nel 2011 noi, in piena crisi, mi ricordo, andammo a fare un seminario a Francoforte, come servizio studi, spiegando qual era la situazione dell'Italia e le prospettive dell'Italia. E questa stessa domanda me la fece un collega della BCE. Ricordo in quel momento la BCE stava comprando, sostenendo la situazione, eravamo nel momento più duro della crisi. Mi fece questa stessa domanda, cioè, dopo il quadro che ci hai descritto sulle prospettive di crescita, tu quali pensi che siano le prospettive di crescita? E io gli dissi, l'Italia è un paese che ha enormi potenzialità, quindi io sono pessimista di natura, però vivo in Italia e rimarrò in Italia. Io credo che questo paese, se decide di tornare a crescere, saprà farlo e saprà farlo anche in maniera intelligente. Noi abbiamo un patrimonio unico dal punto di vista ambientale e artistico che ci dà prospettive di sviluppo turistico, ma abbiamo anche una manifattura che rimane la seconda d'Europa e ha dimostrato tutta la sua forza nel 2020. L'economia italiana nel 2020 non è caduta di più perché la manifattura è in posizione. Un dato positivo, ieri ho incontrato con l'agenzia di rating, l'Italia l'anno scorso ha raggiunto una posizione netta sull'estero positiva, cioè vuol dire che noi non siamo debitori rispetto al mondo, siamo creditori. Quindi le potenzialità in questo paese, se faccio di nuovo la battuta giornalistica, smettiamo di lamentarci, pensiamo al futuro, ci sono tutte, ci sono come patrimonio del paese, dobbiamo investire di più su istruzione, essere più consci della necessità di aumentare le nostre capacità, le nostre competenze e avere un po' più di ottimismo su tutto. Allora, grazie molte, dottor Brandolini. Io riprendo quanto appunto prima è stato opportunamente rilevato da Claudio, cioè che in ogni caso le conoscenze, le informazioni che noi cerchiamo di veicolare sono finalizzate soprattutto a cercare di rendere consapevoli i nostri giovani delle ampie, direi amplissime opportunità di crescita che ha questo paese, che certamente appunto confida nello spirito dei giovani di riprendere questo processo di crescita, diciamo così pesantemente interrotto non solo da fatti recenti ma anche dalla pandemia. E siccome siamo a Verona, proprio in questo spirito e nello spirito che insomma ci piace un po' guardare anche sulle spalle dei nostri predecessori, mi piace ricordare al dottor Brandolini due nomi di veronesi che hanno fatto grande non solo Verona ma che hanno fatto grande l'Italia, e in particolar modo Angelo Messedaglia, di cui ricorre quest'anno il bicentenario, che non solo grandissimo economista, ma grandissimo parlamentare e soprattutto espressione di quella consapevolezza che lo scienziato deve avere del valore civile prioritario della sua opera. E poi voglio ricordare anche l'opera di un altro veronese, banchiere, ma soprattutto ministro delle finanze, Alberto De Stefani, certamente tutte figure ben note al dottor Brandolini e anche spero un po' ai nostri studenti, che diciamo in un momento drammatico riuscì ad attuare una politica di ripresa molto forte del nostro paese. Ecco, queste sono figure che
devono contribuire e soprattutto devono darci il riferimento per quelle potenzialità che abbiamo e che dobbiamo riuscire a esprimere. Quindi ringrazio tantissimo il dottor Brandolini per questo suo intervento. Ricordo che Wake Up Italia continua e sarà presente mercoledì prossimo, questa volta, e lo ripeto e lo sottolineo, eccezionalmente alle ore 12:30. Avremo Raffaella Sadun, che insegna a Harvard e è un economista, diciamo, di formazione italiana che insegna negli Stati Uniti. È una giovane che appunto ci darà il suo punto di vista su molte tematiche per noi interessanti. Sarà alle 12:30 proprio perché il collegamento con il fuso orario americano, nordamericano, ci impone questo orario. Ringrazio tutti, ringrazio i presenti, anche oggi credo siano stati molto numerosi, e alla prossima volta. Grazie. Grazie a tutti quanti e un ringraziamento particolare a Andrea Brandolini. Grazie. Un saluto.